Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti sul mio canale YouTube. Vi presento il mio metodo per organetto e organetto super facile, presente intorno agli anni 2000, praticamente già su internet. Vi spiego un po' insomma come funziona. Questo è un metodo pensato per chi diciamo, si avvicina all'organetto, quindi è un metodo a numeri. A numeri però non prevede la numerazione della tastiera. Perché? Allora, noi numerando la tastiera, ovviamente dovremmo sia numerare la tastiera e capire anche con quale dita suonare. Perché se numeriamo la tastiera e suoniamo con la diteggiatura sbagliata, otterremo, insomma, incontreremo delle difficoltà. Questo metodo si basa, come tutti i metodi musicali che ci stanno, insomma, quelli accreditati, sia per chitarra, per pianoforte e per, insomma, per la tecnica, insomma, di qualsiasi strumento prevede, insomma, la diteggiatura delle dita, quindi diteggiatura, dita, quindi che succede? Insomma, si basa sulle posizioni. Vi spiego come funziona. Molti mi chiamano che utilizzano altri metodi perché arrivano a un certo punto in cui non riescono a trovare più partiture, perché ovviamente insomma, diventa difficile. Per i primi brani va bene. Studiare i primi brani non è un problema, però andando avanti, diciamo, il repertorio diminuisce e quindi mi chiamano, senti, utilizzo un altro metodo, ho difficoltà. Questo video vale anche per voi, per chi cambia metodo e incontra difficoltà, cioè non incontra difficoltà, praticamente non riesce a trovare spartiti e in molti mi chiamano per questo problema, quindi anche per voi questo video. Quindi come funziona il mio metodo? Questo metodo, a parte depositato alla SIAE e diciamo studiato da me, dopo, ma non nasce dal nulla, cioè non è un metodo che nasce per caso, insomma. Sopra ci sta uno studio, quindi non insegno, cioè non è che ho fatto questo metodo perché a me hanno insegnato in questo metodo, questo è un metodo che ho creato io ex novo, quindi molti insegnano in un certo modo perché hanno imparato l'organetto in quel modo, invece questo metodo è frutto praticamente di tanti anni di studio, quindi ho trovato un metodo che se notate, insomma, vi faccio vedere. Inizialmente incontriamo, cioè ci stanno solo dei numeri, ecco qua, ci stanno solo dei numeri, poi man mano andando avanti ci sta anche la notazione, ecco qua prendo uno spartito a caso, anche se ci stanno le note, a noi interessano solo i numeri. Solo i numeri. Perché, insomma, quindi a parte per semplificare le cose, quindi ci stanno i numeri. Poi la lettura, insomma, man mano che noi leggeremo, insomma, le partiture, inizieremo a imparare per chi vuole anche la notazione musicale. Ho molti alunni che sono andati al conservatorio. A parte se ci sono ragazzi che iniziano, perché non iniziare con un metodo che gli dà la possibilità anche di iscriversi a un conservatorio? La lettura delle note, se vanno in conservatorio, dice ok, io conosco il tasto 3, il tasto più, meno, non esiste, quindi ci sta la diteggiatura, che noi in questo caso leggiamo solo la diteggiatura applicata a delle posizioni, ma man mano leggeremo queste partiture. Capiremo anche le note, cioè basta fare un po' di solfeggio, alla fine riusciamo a capire tutto. Quindi è quasi istintivo. Ho degli alunni praticamente che hanno iniziato col mio metodo e leggono la musica, trascrivono anche spartiti. Quindi chi inizia con questo metodo avrà una marea di partiture. Non è che conto le partiture, ma ne ho 300, oltre 300, 400 per quelle a numeri, insomma. In totale saranno 1000 tra maggiore e minore spartiti normali e quelle là con insomma basso, posizioni sono completi, semplificati con le numerazioni. Quindi come funziona? Non parlerò in questo caso del funzionamento dell'organetto, ci saranno altri video, altrimenti diciamo il video è mirato ad altro, a spiegarvi il metodo. Allora, per chi inizia o per chi cambia metodo, la cosa più semplice, le dita della mano. Eravate piccolini all'asilo, 1, 2, 3, 4, 5, queste sono le 5 dita della mano, semplicissimo. Il pollice non lo usiamo per ora, ma ci sta anche una tecnica per chi, insomma, per gli alunni, o alcuni alunni che, insomma, sono ad un certo livello, che utilizziamo anche il pollice, che alla fine, insomma, solo in alcuni brani, non in tutti i brani, perché ovviamente se vogliamo fare brani molto difficili, vi consiglio cambiate, andate sulla fisarmonica che è meno limitata. Perché è ovvio che l'organetto ha le sue limitazioni, c'è poco da dire. E in questo caso come funziona? Le 5 dita, il pollice non lo teniamo,
in considerazione perché lo teniamo nel ditale. L'organetto è semplicissimo perché si muove sempre in queste posizioni, soprattutto all'inizio. Ultima posizione, che è la posizione numero 6, la penultima posizione, che è la posizione numero 5, e la terz'ultima, che è la posizione numero 4. Cioè, le posizioni sono queste, quindi contando da sopra: prima posizione, seconda, terza, quarta, quinta, sesta. Perché inizia, non vi preoccupate, quasi tutti i brani inizieranno o dalla sesta o da un tasto più sopra, che è la quinta, o al massimo un tasto ancora più sopra. Quindi c'è poco da preoccuparsi. Sesta posizione, quinta posizione, quarta posizione, cioè sesta posizione è sotto sotto, quinta posizione un tasto più sopra, quarta posizione qui. Allora, leggendo i numeri, perché anche le partiture che trovate le note, voi potete suonare leggendo solo i numeri. La stessa cosa può suonare chi vuole leggere le note. Poi l'altra cosa importante: se noi vogliamo suonare insieme in un gruppo e dice che suoni, ok, ti do la mia partitura. Che partitura gli do? Quei numeri più 3, meno 2, cioè che è matematica? Invece no, qua ci stanno sia i numeri, ma ci stanno anche le notazioni. Quindi praticamente un bassista, un tastierista legge diciamo le note e può capire ciò che facciamo. Altrimenti è un sistema che potrà anche funzionare, ma funzionerà solo per noi, quindi è esclusivo, a parte le partiture che sono poche. L'altra cosa, vabbè, quindi le posizioni abbiamo detto. Quindi quando le dite è semplice: se trovate scritto 2, la prima cosa è la posizione, capiamo in che posizione inizia. Sesta posizione, ad esempio, un brano, benissimo. Troviamo scritto il 5 e il mignolino, il 4 e il quarto dito, il terzo dito, il 2 e il secondo dito. Mi devo preoccupare solo della posizione dei numeri delle dita, 2, 3, 4 e 5, ma questo penso che sia semplice, l'ho imparato all'asilo. 2, 3, 4 e 5. Se trovo il 2 col cerchietto, cerchiato con un cerchietto vicino, vuol dire che il 2, invece di suonarlo qui, dovrò farlo andare avanti, qui, il tasto supplementare davanti. Quindi la prima tarantellina, che è semplice, 3, 2 cerchiato, 3 e 2 normale, questo 3, terzo dito sto suonando, le dita, 2 cerchiato, il terzo e 2 non cerchiato. Semplicissimo. Questo, se mi trovo ad esempio in un altro brano, vedo la posizione 5, vuol dire che è questa. Le dita, devo suonare il secondo dito, non mi preoccupo della posizione perché già l'ho messa in posizione, devo solo leggere le dita: secondo dito, terzo dito, quarto dito e quinto dito. Leggo ad esempio la seconda parte di un brano, va bene. 4, 3, 2, leggerò solo i numeri: 4, 3, 2, 4, 3, 2, o ad aprire o chiudere, poi vedremo. Quindi 4, 3, 2, mi preoccuperò solo delle dita, cioè 4, i numeri delle dita, cioè c'è poco da spiegare. Quindi la cosa importante è capire in che posizione, poi il resto, se il tasto è cerchiato, vuol dire che il 2 vada avanti. Molti mi dicono: ma il 2 cerchiato è questo e questo? No, dipende dalla posizione. Sono in sesta posizione, 2 cerchiato significa, cioè il 2 cerchiato ci indica che il secondo dito, che è questo dito, non suona qui ma suona davanti. Se sono in quinta posizione e trovo il 2 cerchiato, il 2 cerchiato ci indica che il secondo dito, parliamo del dito, non suonerà qui ma davanti. Sono in quarta posizione, il 2 cerchiato ci indica che il secondo dito non suona qui ma suona davanti. La stessa cosa vale per te, per il terzo dito, uguale, però preoccupiamoci solo del secondo cerchiato, che all'inizio trovate solo il 2 cerchiato nelle prime partiture, quindi questo è per chi inizia. Quindi 2 cerchiato vuol dire che il secondo dito si sposta verso il tasto supplementare, che è davanti qua. Poi l'apertura e chiusura c'è poco, diciamo, da capire. L'altra cosa che volevo dirvi, vabbè, sotto questo video, io ho fatto molte trascrizioni, sotto questo video vi metterò praticamente la lista delle partiture, insomma, che ho fatto, che ho trascritto. Come funziona? Insomma, questo è il primo video praticamente delle lezioni, quindi l'ho voluto fare appunto per spiegarvi il funzionamento, perché nel video precedente, un video insomma che era del 2000, quindi era un po' vecchio. Allora,
L'altra cosa, come utilizzare allora, la playlist? Ci sta questa playlist che ci sta ora, e questo è il primo video. Trovate altre lezioni, tantissime lezioni, sono messe in modo graduale, in modo che possiate imparare in modo semplice e divertendovi. L'altra considerazione da fare, molti mi chiedono perché, dice organica, organetto in sol, to scriving do, questo ad esempio è un discorso un po' tecnico. Allora, come... L'orietto va pensato in do, questo lo spiego anche in questo metodo, eh. Però diventa poi il discorso più tecnico. Poi magari farò un video, dai, è meglio fare così, farò un video per spiegare perché si pensa in do, vabbè, in due parole velocemente, perché si pensa in do è semplice, perché immaginate con un organetto in re, in sol, in fa, cioè ogni volta che cambi organetto devi fare una trasposizione estemporanea, si chiama, cioè leggere in partitura delle note e cambiarle in mente. Si può fare questo, eh? Ovviamente i conservatori ci abituano a fare questo, cioè si legge una partitura in chiave di violino, leggero in chiave di basso, in chiave di contralto, tenore, baritono, però questo richiede sicuramente 5-6 anni solo di solfeggio, è impossibile. Ho utilizzato per trascriverlo in do il metodo di Goitre, del solfeggio parlato e cantato, è, diciamo, un libro di solfeggio in cui si solfeggia e si canta contemporaneamente. Perché mi è rimasto impresso questo? Perché lo chiama il do mobile, quindi un do mobile che si basa praticamente sulle distanze interne delle note, perché ricordiamoci che l'organetto utilizza una scala di modo maggiore, in cui abbiamo terzo e quarto grado, settimo e ottavo grado semitoni e poi tutto il resto toni. Vabbè, mi fermo qua perché quando inizio a parlare della teoria poi non mi fermo più, lo so, quindi il mio problema è questo: se parliamo di teoria poi proseguo in avanti e molti magari gli confondo un po' le cose. Farò dei video solo per chi è interessato, insomma, al discorso teorico. Magari sotto questo video mi indicate le cose che vi interessano e faccio quello, altrimenti parlo però così magari alcuni non potrebbero interessare. Vabbè, quindi in questa playlist trovate tutte queste lezioni, fatele per gradi, non correte, quindi fate una lezione ogni 3-4 giorni, ogni settimana, con calma, non vedetele tutto un giorno, non servono a nulla, eh. Poi ci stanno altre playlist, sono dei brani praticamente che ho eseguito il 2000, perché insomma io questa tecnica l'utilizzo già da moltissimi anni, avevo fatto dei video però non erano pubblici, l'ho caricato un po' di anni fa. Sono solo delle esecuzioni, quindi potete insomma vedere queste esecuzioni, vi aiuteranno, però poi farò anche, diciamo, dei video per capire come funziona. Qui sotto metterò la lista completa delle trascrizioni che ho fatto, quindi vabbè, che dire, ho finito, insomma. Un saluto a tutti da Mario Carbone, quindi buon studio dell'organetto, ricordatevi, suonate con divertimento, la prima cosa è il divertimento. Se incontrate difficoltà, contattatemi. Senza problemi trovate sul mio sito www.organetto.net l'icona di WhatsApp, cliccate sopra, mi contattate, mi mandate un messaggio e magari se avete qualche difficoltà potrò aiutarvi. Un saluto a tutti da Mario Carbone e buon proseguimento di lezioni. Ciao a tutti!